Questa mattina è venuto in visita nel centro carni di Viale Palmiro Togliatti. Quale sarà il futuro di questo centro carni? Ma sono contento di aver avuto l'opportunità di visitare il centro carni e quindi io adesso esaminerò molto bene le carte, perché si tratta di una realtà produttiva importante e sarebbe importante riuscire a valorizzarla sul piano industriale. Roma deve creare lavoro, non perdere posti di lavoro, e per questo noi siamo attenti a questa realtà, al futuro di questa realtà, come a quella di tutte le realtà che danno lavoro alle romane e ai romani. In questo momento quello che ci serve a noi è valorizzare il dato produttivo, il dato trasformativo, e questa è la scommessa che vogliamo fare insieme, perché è la cosa che serve più di tutto. Qua dentro ci sono, fra diretto e indiretta, 1200 lavoratori. Con lo sviluppo si aumenterebbe altre 500. Cioè, stiamo parlando della Whirlpool, stiamo parlando di GNK, stiamo parlando insieme. Sostanzialmente, qual è il problema? Questa è un'area demaniale che non è mai stata demanializzata, che è stata trasferita per problemi, diciamo, di debiti che aveva l'AMA all'interno del patrimonio della BNL, BNP Paribas, all'interno di un SGR, una società di gestione del risparmio. Ed è rimasta bloccata lì praticamente da quasi 10 anni ormai, svalutandosi perché non c'è un destino per l'area. Il destino dell'area è, visto che continua ad essere un bene pubblico, probabilmente quello di rappresentare un punto d'eccellenza all'interno della filiera agroalimentare del comune più agricolo più grande d'Italia, che è Roma. Serve un piano industriale e un'idea di sviluppo all'interno di quello che è uno degli elementi d'eccellenza di Roma. Tutto è partito, diciamo, durante la giunta Alemano nel 2010, in cui è stato approvato il piano di assetto preliminare che prevedeva in quest'area la realizzazione di 2000 appartamenti con palazzi di 15 piani davanti sul fronte Togliatti e di centri commerciali, e con l'obiettivo ovviamente di sgombrare l'attuale struttura del centro carni, trasferendola in una parte, in minima parte, a Guidonia, e quindi di chiudere tutta questa struttura per poterci poi realizzare questo tipo di speculazione edilizia. E l'obiettivo però oggi, che si può vedere anche a breve, è quello di una possibile riacquisizione dell'area da parte del Comune di Roma e di una discussione con tutti i cittadini, che ogni volta che è stata fatta, anche insieme a Risorse per Roma, ad altre società, i comitati di quartiere di questa zona hanno chiesto di confermare lo sviluppo del centro carni e non nuovi insediamenti, che in questo quadrante, come basta vedere che cosa già stamattina succede sul Viale Togliatti, insomma, non è un quadrante che può reggere altri 10.000 abitanti. La lotta non si ferma, non si fermerà, e continueremo ad andare avanti, perché siamo determinati e convinti che questa realtà deve rimanere in questa situazione, e anzi valorizzata e migliorata cercando di potenziare il lavoro, perché il lavoro vuol dire legare questa realtà al nostro territorio in maniera sempre più forte e coesa. Questo territorio non deve essere il magazzino o il deposito di Roma. Noi vogliamo dignità per questo territorio e per i cittadini di questo territorio. Quindi quello che chiediamo che questa struttura diventi ancor più un'eccellenza, perché dà più lavoro, perché lavoro è dignità. Però all'interno del centro-sinistra su questo c'è unanimità, perché tutte le liste hanno sottoscritto quello che abbiamo scritto e quello che diciamo ripetutamente, che deve essere valorizzato il centro carni. Ci possono essere differenziazioni. Ci confronteremo, però ci confronteremo pensando soprattutto, lo ripeto per l'ennesima volta, valorizzazione e lavoro perché lavoro è dignità.